Ehi, hai da accendere? Sì, da qualche parte. C'è un gran silenzio questa sera. Già. Stai qui, figliolo. Buonasera, fratelli. Buonasera, buonasera, fratello. È bello vedervi. Kiran. Dimmi quanti soldati c'erano lì. Sono stati loro ad aprire il fuoco per primi? Non dobbiamo aspettare che sparino per primi. È l'unico modo per liberarci per sempre di loro. Hanno preso quello che ci appartiene. E dobbiamo rivendicare i nostri diritti uccidendo? Solo così potremmo ottenere giustizia. Non ti rendi conto che esistono altre strade da percorrere oltre all'assassinio? Io non ne vedo. I miei fratelli sono calpestati, le loro terre rubate. Ed è così da decenni, dai tempi degli spagnoli. Chiamammo i cristiani fratelli. E per riconoscenza loro ci hanno schiacciati. Adesso dobbiamo combattere. Ma esistono altri modi, Kiran. È necessario migliorare il nostro sistema di istruzione. Dimostrare alle altre nazioni che non siamo pazzi sanguinari, ma un popolo civile pronto ad occupare il posto che gli spetta nel mondo. La gente come te lo va ripetendo da anni. Ma i nostri fratelli ormai non ci credono più. Vogliamo la libertà subito. La lotta armata è l'unica risposta. Tu hai torto, Kiran. Non devi mai dimenticare che la penna è più tagliente della spada. No, nel nostro caso questo non è vero, Chris. Ora è necessario ribellarsi per far valere i propri diritti. Lo faremo fino alla morte. Attenti! Prego, riposo. Buongiorno, sindaco Rosario. Buongiorno. Che posso fare? Assai di più di quanto abbia fatto finora per evitare che la situazione diventi incontrollabile, generale Basco. Vuole insegnarmi quali siano i miei doveri, le mie responsabilità? Io sono un soldato di professione. So quello che sto facendo.
Mi auguro di sì per il bene di tutti, generale Basco. Le cose stanno precipitando a Sulu. E come intende affrontarle? È sulle tracce dei responsabili dell'attacco dell'altra sera al distaccamento. È necessaria una punizione esemplare. Le ripeto che conosco il mestiere, ma ho bisogno di maggiori informazioni per colpire chi effettivamente si trova dietro il massacro dell'altra sera. È più che ovvio, generale Basco. È noto che si tratta di Kiram Salih. E lei sa chi sono i suoi accoliti. Perché non lo conduce qui per interrogarlo? Sta suggerendomi di violare i diritti umani? Se questo è l'unico modo per risolvere il problema, lo faccia. Deve impedirgli di agire prima che ammazzi ancora. La ringrazio per i suoi consigli, sindaco. Salam alaikum. Riuscirò mai a capirti. Tu hai la possibilità di entrare nel giro di affari di tuo padre, di far carriera e la butti via. Questa insistenza per diventare giornalista mi deprime. È una professione talmente stupida e poi non si fanno soldi. Lo so, ma il denaro non è tutto, mamma. Quello che è importante è di essere soddisfatti. E dal momento che sono cresciuta, vorrei decidere da sola quale direzione prenderà la mia vita. Però non ti capisco lo stesso, Mitch. Tutto quello che vuoi, tutto quello che ti serve, ce l'hai qui. È inesatto, mamma. Tu non hai mai riflettuto su quello che desidero. Pensi sempre a quello che vuoi tu, che serve a te, non a quello che voglio io e che serve a me. Cosa, per esempio? Che tu dica la verità, per una volta nella vita. Santo cielo, Mitch, hai la testa imbottita di ideali. Non dico che non sia un atteggiamento giusto il tuo, ma in fin dei conti c'è un limite a tutto. Non pretendere di risolvere i problemi del mondo. Mamma, io non ho mai preteso di compiere miracoli. Non sono Dio, ma almeno voglio impegnarmi, preoccuparmi. Mi arrendo. Deve essere Raul. Julie, sì? Apri la porta. No, lascia stare, ci vado io. Buongiorno. Buongiorno, tenente Basco. Come mai qui? Posso parlarti un attimo? Certo, perché no? Accomodati. Volevo assicurarmi non dimenticassi che la prossima settimana è il compleanno di mia madre. Hai promesso che saresti venuta. Non mi sono dimenticata. Ho letto i tuoi articoli. Non mi sembri troppo giusta con l'esercito. Non prenderla come un'offesa. Faccio solo il mio lavoro e gli affari di cuore non devono interferire con la voce della coscienza. Non prendertela, ti prego. Niente di personale. Sottotenente Basco. D'accordo, non sono qui per litigare. Certo, io non la considero una litigata, solo una discussione. Tronchiamo anche quella. Non possiamo parlare d'altro? Oh, allora vieni a salutare mamma, d'accordo? Sì. Buongiorno. Ah, Raul. Accomodatevi, prego. Grazie, signora. Come sta tua madre, Raul? Perfettamente, molte grazie. Lo sai, Raul? Ho un nuovo servizio da fare e domani devo partire per Olo. Che cosa? Che ti prende? Ma sta dicendo la verità. Ho paura di sì. Non posso più controllarla. Io ho gettato la spugna. Aspetta a te farle cambiare idea. Mitch, lo so che il tuo lavoro è importante, che sei giornalista. Ma ascolta, quello non è un posto per donne. E smettila un attimo. Devi starmi a sentire. Mio padre è il comandante di quella zona. So di cosa sto parlando. È pericoloso. Lo so anch'io, Raul. Quello che voglio capire è perché sta succedendo. Le cose vanno male laggiù. Incredibilmente. È terribile. Ascoltami, non partirai però, no? Tenente Basco, il suo è un ordine? Sì.
Mitch, mi sorprende che Raoul ti abbia fatto venire qui. Non gli ha lasciato molta scelta. Capitano Reyes, le presento Mitch Vasquez. È la mia futura nuora. Salve. Molto lieta. Il capitano Reyes è il comandante in capo della 174esima compagnia, di stanza Estrellas. Cosa l'ha spinta qui, Miss Vasquez? Scrivo per il Manila Tribune. Possiamo esserle Miss di qualche Vasquez aiuto. Miss Vasquez tornerà a Manila questa mattina stessa. Non è posto per giovani donne. Papà, lei mi conosce. Niente al mondo mi convincerà a tornare indietro. Sono venuta qui per scoprire la verità e resterò finché non l'avrò fatto. Devo saperne di più su questa gente e sulla causa per la quale combattono. Su, Mitch, cerca di non essere così testardo. Se riprendi l'aereo per Manila, ti manderemo tutto il materiale di cui avrai bisogno, ok? Lei vuole nascondermi qualcosa. No, te lo assicuro. Siediti, capitano. A proposito, ci sono novità circa il gruppo che ha massacrato il distaccamento di San Vigo? Secondo molti, Kiram Salin è il capo. È così, signore. Anche i miei informatori ci dicono che Kiram Salin è il responsabile. Ma che affidabilità possono avere, capitano? Lei sa bene quale intreccio di interessi esiste in questa zona. Quindi dobbiamo essere assolutamente sicuri delle informazioni. Qualche volta qui ci sentiamo come dei burattini, i cui fili vengono tirati altrove. Non possiamo inimicarci la comunità locale. Una mossa falsa e ricominceremo da zero. Siamo sempre costretti sulla difensiva. È maledettamente frustrante. Se mi è concesso, signore, ritengo necessario seguire questa pista. Solo agendo così saremo in grado di prevenire altri massacri. D'accordo. Continuate pure in questa direzione. Ma voglio fatti. Signore, ci sarebbe il fratello di Salì. È un maestro elementare. Forse potrebbe darci qualche indicazione. Mi fa venire con lei, capitano. Con un po' di fortuna riesco a strappargli un'intervista. Scordatelo, Mitch. Niente da fare. Buongiorno, maestra. Buongiorno, bambini. Sedetevi pure. Buongiorno, Chris. Buongiorno. Puoi continuare, gli ho fatto lezione di aritmetica. D'accordo. Ecco, è da quella parte. Oggi la nostra lezione di scienze riguarderà i liquidi. Cos'è un liquido? Jamil lo spiegherà a tutti. Su, vieni, Jamil. Ecco, devi solo leggere. L'acqua, i succhi e le bibite sono uguali fra loro, in qualche modo. Sono proprio gli elementi come questi che vengono infatti chiamati liquidi. Tutti insieme. Liquidi! Esatto, bambini. Perciò l'acqua, i succhi e le bibite sono tutti liquidi. Ehi, hey Chris, cercano te. Buongiorno. Salve. Capitano. Benvenuto a scuola. Grazie. Bene, bambini, abbiamo un ospite. Ditegli buongiorno. Buongiorno, signor ospite. Permette? Questa è la signorina Vasquez, lavora per il Manila Tribune. Lui è Omar Chris Salì, il responsabile. Molto piacere. Lei è la famosa giornalista? Non credevo che il suo giornale consentisse inchieste sulle cose vere. Non sono qui come corrispondente, ma per conto mio. Il direttore non ne è neanche al corrente. Diciamo che è un'iniziativa personale. Voglio scrivere la verità su quello che sta avvenendo. Ci crederò quando l'avrò visto. Quando mai un cristiano ha creduto alle parole di un musulmano? Andiamo, non cominciamo a discutere. Omar, possiamo parlare? È molto importante. Bene. Intanto posso dare un'occhiata? La prego. Mi chiamo Yenela, insegno scienze. Molto lieta di conoscerla. Le dispiace se scatto qualche fotografia ai bambini? Si accomodi. Non si inquieta se l'ho portata, vero? Sembra si trovi quasi nel suo mondo. Omar,
La cosa riguarda suo fratello. È implicato in atti terroristici, io devo dissuaderlo. E desidera che io l'aiuti? Appunto. Cercherò di parlargli, ma non prometto niente. Grazie, Omar. È per il bene del suo popolo. Buonasera, buonasera. Allah sia con voi. So che volevi parlarmi. Per quegli attacchi devono cessare. Non lo farò. Oggi ho parlato con il capitano Reyes. Il governo sarebbe pronto a concedere un'amnistia. Amnistia? E chi ci assicura che poi non ci massacreranno? Non ci fidiamo di loro. Sì, ha ragione. È l'ultima opportunità che ci offrono. I tuoi sistemi non condurranno a niente. Lo penso anch'io. Rifletti sul futuro dei nostri ragazzi. Tutto ciò che conoscono è guerra, terrore, genitori che scompaiono. Quando è che avrà fine? Quando noi vinceremo e ogni soldato sia morto o abbia lasciato il nostro paese. Devi essere realistico, Kiran. Non trionferai. 5 milioni di noi contro 50 milioni di cristiani? Anche così. E un musulmano contro 10 cristiani. E i bambini che devono ancora nascere cresceranno con l'odio come fede e le armi come giocattoli? Basta, Kiran. Devi sempre avere l'ascia di guerra quando parli dei cristiani. Non puoi rinunciare ai tuoi pregiudizi almeno una volta e ascoltare Omar. Battiamoci per la pace. Soltanto l'istruzione può liberare il popolo di questa nostra terra. Non ci sarà mai uguaglianza senza dottori, senza scienziati, senza insegnanti e ingegneri. Lo capisci quello che sto dicendo? Va a ristudiarti la parola di Allah e allora ti accorgerai che ho ragione io su tutte queste cose. Personalmente all'appuntamento con Kiran per ragioni di sicurezza. Può essere una trappola? Credo di no, signore. Se è un rischio, io devo correrlo. Io non voglio eroi morti. Siamo in posizione di stallo. C'è la possibilità di stabilire un dialogo e dobbiamo approfittarne se vogliamo la pace. Eh sì, capitano. Ci vada e buona fortuna. Grazie, signore. Quanto a te, signorina, domani dovrai tornare a Manila. Sono sicuro che hai tutto quello che ti serve per l'articolo. Ma papà, sono riuscita a fotografare solo i bambini della scuola. Non ho le MNLF, nemmeno un'intervista. Domani ti imbarcherai sul primo volo che fa rotta per Manila. Oh, papà! Non posso sentirti, perciò no! Kiram si è detto disponibile. Uno, due, e parlerà col tre, vostro generale. Quattro. Voglio ringraziarla per il suo aiuto. Due, ho sempre tre, avuto l'ambizione quattro, di far convivere cristiani due, e musulmani tre, come fratelli. Quattro, aspetti. Due, Kiram tre, ha posto una condizione. Quattro, ha intenzione uno, di parlare a quattro due, occhi col generale Basco. Tre, niente ufficiali e niente soldati. Lo riferirò al generale. Grazie ancora per il suo aiuto. Spero sinceramente che si possa vivere insieme, musulmani, cristiani, ma filippini. E molte altre cose. La barca è un solido, infatti è dura. La puoi vedere bene, la puoi toccare, oppone resistenza. Questi sono alcuni solidi. Di come sono fatti e descrivi la loro forma. Non si può essere sicuri, capitano. E se si trattasse di un altro trucco di Kiram Salih? Perché non tentare, signore? Se è l'unica maniera di risolvere il problema, perché non farlo? Ok. Diamogli una chance. Ma mi creda, capitano. È la prima volta che mi fido di un musulmano. Si sieda. Qui parla il comando generale. Signore, c'è sua moglie, vuole parlarle. Pronto? Pronto? Alfredo? Ciao, tesoro. Qualche problema? Ma
Come? Hai dimenticato che domani è il mio compleanno? Mi è sfuggito di mente. Mi dispiace, dolcezza. Tanti auguri. Pensi di poterti liberare? Scusami, ma non posso. Siamo un po' nei pasticci. Come sta, Raul? Ah, sta benissimo. E tesoro? Cerca di fare l'impossibile, ti prego. Farò del mio meglio, te lo giuro. Comunque, abbi cura di te, d'accordo? Ti lascio. Ciao. Ciao, amore. Ciao. Ciao. Salam alaikum. Alaikum salam. Ho parlato al capitano Reyes. Provvederà a organizzare l'incontro col generale Basco. Digli di rinviarlo. Devo prima discutere la questione con i miei uomini. Io non posso impegnarmi per loro. Sì, è la prassi. Le decisioni fra noi sono sempre collettive. Ma cosa posso dire al generale Basco? Questo ritardo potrebbe insospettirlo. Non è un nostro problema. Che aspetti o vada all'inferno. Il latte è caldo, signore. Puoi lasciarlo lì. Mamma. Guarda le fotografie che ho fatto. Da un'occhiata ai bambini. Non ti sembrano tristi e malnutriti? Guarda questo qui, ha avuto la polmonite, ma i suoi non potevano permettersi un dottore. Tu non immagini quanti di questi bambini muoiono, persino di influenza. Allora, che posso farci io? Che fa il governo in proposito? Stanno trattando questa gente come cittadini di seconda classe. Ecco perché si sono ribellati usando le armi e la violenza. È così doloroso, mamma. Se continua, cristiani e musulmani non saranno mai uniti. Ma perché te la prendi tanto? Che ha a che vedere con noi? Come puoi essere così indifferente? Io non sono indifferente, cara, ma cerco di essere realistica. Ascoltami. Lo sai da quanto tempo va avanti? Da più di un secolo ormai. Perché non accettare che il sangue di cristiani e dei musulmani non potrà mai mischiarsi? Ti sbagli, mamma. Hai forse dimenticato quanto noi stessi siamo di sangue misto? Anche tu sei prodotto di incroci. Sangue cinese, giapponese, di qualche spagnolo o qualche americano. E chi è il vero filippino? Puoi definirlo cristiano oppure musulmano? So solo che il mio sangue viene dalla Castiglia e anche quello di tuo padre. E ora smettiamola con queste sciocchezze. Queste non sono sciocchezze, mamma. Questi sono fatti, fatti evidenti che nessuno può negare. E un giorno la popolazione lo capirà. È il momento di avere uguali diritti, i cristiani e i musulmani. Wow, ha parlato il grande capo. Mamma, gradirei che non la mettessi sullo scherzo, perché parlo dannatamente sul serio. Non posso contemplare il paese che si disintegra. Devo fare qualcosa. Cara, io mi auguro che si tratti soltanto di una fase. Il mio sogno è che le cose ti vadano bene, che tu possa essere felice, ereditando la ditta quando non ci sarò e avere una vita facile. Queste non sono le cose più importanti. Ognuno ha i suoi obiettivi. Tu dovresti essere contenta che, giovane come sono, ho una mente sveglia e gli occhi aperti. Buonanotte, mamma. Salam alaikum. Alaikum salam. Dov'è Kiram Salih? L'aspetta. Generale, può portare soltanto due soldati e dovete essere tutti disarmati. Scelga due uomini. Subito. Fernandez, Vargas, lasciate le armi e seguiteci. Gli altri restino qui. Andiamo.
Assalamu alaikum. Alaikum. Venga con me. Salam alaikum. Alaikum salam. Aspetti qui, generale. Chiamo Kiram Salih. Allora, quando arriva mamma cantiamo tutti insieme Happy Birthday, ok? D'accordo. Aspetta un momento, la mamma sta arrivando. Scusami. Salve, buon compleanno. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday to you. Tanti auguri, mamma. Grazie. Buon compleanno. Grazie, cara. Sai cosa trattiene, papà? No, non lo so. Mi ha accennato che erano nei pasticci, ma che avrebbe cercato di venire. Cosa non mi quadra. Dove stanno andando tutti? Forse è il momento della preghiera, signore. È sicuro? Accendo le candele. D'accordo. Ragazzi, altro giro di Happy Birthday. Ok, vai. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Hanno sparato al generale Basco. Salam alaikum. Alaikum salam. Dov'è Razal? È di sopra. Razal? Chi è? Hockman? Sì, sono io. Salam alaikum. Alaikum salam. Prego, accomodatevi. L'operazione ha avuto successo, complimenti. E adesso la situazione peggiorerà notevolmente. Ci sarà più violenza. Ed è un bene per i nostri affari. Con l'aumento della violenza aumenteranno le nostre vendite di armi e i profitti. E tutto grazie a voi. Grazie, signore. Le prospettive sono rose. Speriamo che continuino. Diventeremo parecchio ricchi. Continueremo ad aiutare i fratelli musulmani. Sarà necessario incrementare le loro azioni. Finché non c'è la pace, gli affari andranno bene. Grazie, Razal. Siamo pronti. Se hai bisogno di noi, chiamaci.
Tu sei caduto. Io resisterò. Jamil! Jamil! Ciao, cosa c'è? Vieni a giocare con me. Va bene. Ehi, ehi, dove state andando? Andavamo a giocare, mamma. Voi non vi muovete con tutti questi soldati in giro. Rientrate a casa. Sì, mamma. Faccio un salto al mercato, state attenti. Vuoi che mi nascondo qui in casa e tu mi cerchi? Va bene. Nascondiamoci sotto il tavolo. E pensare che una volta credevo alla pace. Non potevo sbagliarmi di più, illudersi che solo l'istruzione portasse all'eguaglianza. Abdul, dobbiamo combattere contro i cristiani, perché non abbiamo scelta. Omar. Buonasera, Omar. Che ha intenzione di fare ora? Aspetterò una risposta da Allah. Mi dedicherò alla preghiera, nella speranza che la pace scenda sulla nostra terra. Cosa vuoi che facciamo nel frattempo? Parlate con gli altri. Dovete cercare di convertire i ribelli alle nostre idee. Dovete convincerli che uccidere i cristiani è sbagliato. Lo farete? È l'unico modo, Omar. E quale altro potrebbe essere? Vuoi la legge dell'occhio per occhio, del dente per dente, dei cannoni contro i bastoni e i sassi? Thank you.
Il governo ci ignora e invece tratta benissimo i ricchi di Mindanao. Così i musulmani si ribellano. Lei ha visto la mia scuola di villaggio? La compari a quella di Luzon. Farò quello che posso, Omar. Non mi arrenderò finché non avrò spiegato a tutti la situazione reale e costretto il governo a prendere provvedimenti. Perché le sta tanto a cuore la sorte dei musulmani? Perché sono filippini, proprio come me. Non puoi parlare al generale e avere un'altra assegnazione. Il generale era un grande amico di tuo padre. Non devi andare a Olo. Io voglio essere assegnato a Olo, mamma. Proprio per mio padre. Ha riposto fiducia nei musulmani. E che cosa ha ottenuto? Solamente una tomba nel cimitero militare. Lo so. Non voglio che accada anche a te. Sei tutto ciò che mi rimane al mondo. Ascoltami, tuo padre non c'è più e io non posso vivere senza di te. Tua madre ha ragione. Non puoi più far niente adesso. Sii fiero di come si è fatto onore nella carriera militare. È morto da eroe. Non è questo il punto, Mitch. Possibile che tu non capisca quello che provo? Io devo vendicarlo. Mio padre era una grande persona. Seppellito con tutti gli onori militari e con una proposta di medaglia. Ma questo non lo fa resuscitare. Raoul, tutti gli uomini hanno un destino nella vita. Non devi prenderla in questa maniera. Non credi che potremo partire dalla morte di tuo padre per tentare una riconciliazione tra cristiani e musulmani? Dici sul serio? Non posso crederci. Magari vuoi utilizzare la situazione per la carriera. Non contare su di me. Sono animali. E così li tratteremo. Perché ti rifiuti di comprendere? Non un'altra parola, io sono stufo. Cerco solo di spiegarti qual è la loro verità. E alla mia non ci pensi? Le persone come me si beccano le pallottole in testa mentre tu scrivi i tuoi articoli, che sono balle. No, e forse un giorno capirai il perché. Presto, state giù! Sono i troppi per noi, dobbiamo ritirarci, muovetevi! Thank you.
Dovresti parlare a questa gente. Salam alaikum. Alaikum salam. Dicono che ci vuoi parlare, Yanela. Amici, abbiamo passato molti anni battendoci per l'autonomia. E ci siamo riusciti soltanto perché eravamo uniti. Siamo tutti musulmani, anche se fra noi ci sono Maranao, Majirdanao, Fausog, Yakano, Samai. Sembriamo tutti uguali agli occhi dei cristiani. Siamo cittadini di seconda classe per loro. Ebbene, abbiamo bisogno di un capo che ci guidi, che sappia farsi rispettare e abbia la fiducia di tutti. Ma chi può rimpiazzare Kiram? Era uno di noi e ci fidavamo. C'è Omar. Omar non è un guerriero. Nessuno si sentirebbe di seguirlo. Lui farebbe la spia. Fai silenzio. Non dagli retta, Yanela. Sta mentendo. Perché ti scaldi tanto? Se vuoi saperlo, in giro lo dicono tutti, che Omar non è affidabile. Io sono d'accordo con lui. Ci sono parecchi lati oscuri nell'uccisione del generale Basco. Potrebbe essere stato un giochetto dei cristiani per incolpare i musulmani. Queste sono dicerie. Io voto a favore di Omar come capo. Beh, che ne dite? Non abbiamo scelta. Sì, ha ragione. Omar! Sì! Per Omar! Omar! Chi volete? Omar! Chi vi guiderà? Omar! Gli uomini hanno deciso che devi essere tu il nuovo capo. Sono onorato di questa loro fiducia. Riferisci che li incontrerò domani prima dell'alba. Desidero dirti una cosa, Yanela. Sai quanto ti voglio bene. Sii forte. L'organizzazione ha bisogno di noi. Comprendo le tue parole. Lo so che sarà difficile cancellare i nostri sentimenti e concentrare tutti i pensieri sulla salvezza del nostro popolo, lottando con forza quotidianamente. Ma io ti seguirò nelle tue scelte fino alla morte. Fratelli miei, ero in errore, pensando che si potesse vincere con le chiacchiere. Adesso capisco che solo un bagno di sangue potrà aver ragione della feroce repressione condotta dai cristiani. Da ora in poi sarà il filo della spada a parlare per noi. 10 cristiani per ogni musulmano. Le lame contro i loro fucili e le mitragliatrici. Solo così un giorno potremmo essere liberi. Fermati. Dobbiamo dividerci qui. Prenderò i miei uomini e salirò sulle colline. Muoviamoci!
Questo sembra un buon posto per accamparci. Penso che staremo al sicuro. D'accordo, cominciate a pulire. E voglio anche il terreno spianato. Forza, dividiamoci in squadre. L'accampamento deve essere pronto prima di notte. Avanti, muoviamoci. Salam alaikum. Alaikum salam. Come mai da queste parti? Ho cattive notizie, Razal. Tutti i ribelli si sono riuniti e hanno scelto Omar come loro capo. Sì, molto strano. Non ho mai pensato che Omar fosse un guerriero. Non può fare il capo. Non è musulmano puro. Dobbiamo rivelare la verità. Omar Chris in realtà è figlio del generale Basco che aveva una relazione con una Salì. Sta cercando di dirmi che Omar e Kiran non erano fratelli? È così. La madre morì mettendolo al mondo. Il vecchio Salì adottò Omar e lo trattò come fosse suo figlio. Kiram gli fece da fratello maggiore. E nessuno ha mai saputo la verità. Almeno sinora. Vai! D'accordo. Muoviamoci. Ottimo lavoro. Grazie. Tu non sei un buon musulmano. Se togli la vita ad un altro musulmano. Io uccido soltanto i cattivi musulmani. Quali cattivi musulmani? Lascia che ti dica una cosa.
Tu sei nato cristiano, esatto? Tu sei il figlio del generale Basco e della sorella del vecchio Salì, che ti ha adottato come un musulmano. Non credo a una parola di quello che dici. Sei responsabile della morte del generale Basco. Hai ucciso mio padre, ma io sono musulmano. Non sei musulmano, sei cristiano. Fatima, Omar sembra preoccupato. Andiamo a parlargli. Salve, Yenela. Salve. Cos'è che ti fa stare in pensiero? Omar, dovresti parlare se hai un problema. Non so se Razal stava dicendo la verità oggi. Che cosa ha detto? Che io sono il figlio di Basco, non musulmano. Ha detto che sono cristiano. Non crederci, come potrebbe essere? Basco era di stanza qui nel 1950. Col grado di capitano. Se amava mia madre, non l'avrebbe potuta sposare. E lei che fine fece? Mia madre morì mettendomi al mondo. Fui adottato dal padre di Fatima, che era suo fratello. Se questa versione fosse vera, io non sarei un musulmano. Omar, tua madre era musulmana e anche tu lo sei. Poi ti hanno educato nelle nostre tradizioni. Nessuno potrà toglierti tutto questo. Non capisco di cosa ti preoccupi se hai qualche goccia di sangue cristiano che ti scorre nelle vene. Chi può dichiarare di essere puro? Siamo tutti sangue misto. Sì, Yenela ha ragione. Sai, l'importante è quello che hai in testa, quello in cui tu credi. Meglio ritirarci. Andiamo. Dov'è Omar? Laggiù. Coraggio, portate quelle provviste di là. Subito. Ehi Omar, vuoi del tè? Sì, grazie. Omar!
lungo il fiume, un'imboscata. Sai, Cruz non è un soldato, è un prete. Non è così? Certo, hai ragione. Perché hai fatto il soldato? Mia madre è malata e io non riuscivo a trovare un altro lavoro. Per questo mi sono arruolato. È solo un lavoro? Potevi fare il cameriere. È un lavoro da donna. Soldati! Signore! Pulite le armi. Siamo in missione domani. Sì, signore. E tu, Cruz, devi cercare di svegliarti. O tornerai a casa in una bara. Sì, signore. Presto, venite! Tu, libera questi due.
Capitano Reyes. Mitch. Capitano, mi fa molto piacere rivederla. Si sieda, la prego. Come va il suo lavoro da giornalista? Bene, non mi lamento. E il suo fidanzato, il figlio del generale Basco? È quello il mio problema. È stato trasferito a Sulu. Non riesco a capirlo. Vuole combattere una guerra privata contro i musulmani. Temo abbia richiesto lui il trasferimento. Ha intenzione di vendicare la morte del padre. Ma piuttosto, che cosa ci fa lei qui a Manila? Beh, dopo Olo, mi hanno richiamato qui. Mi spiace molto. Io invece vorrei ritornare laggiù per parlare un po' con Omar e farmi un quadro completo della situazione. Ho letto sui giornali che si è messo a capo della rivolta. È una buona idea. Piacerebbe anche a me incontrarlo. Se vuole che l'accompagni, potrei sempre chiedere un permesso. Cosa? Davvero? Sì. Grazie. Sì, cosa vuoi? Dov'è Omar? Omar? Omar, c'è qualcuno che vuole parlarti. Guarda che è un militare. Dice di essere tuo amico. Io non ho amici tra i militari. E allora cosa facciamo? Lo dobbiamo mettere a morte? No, aspetta. Lasciatelo passare. Voglio ascoltare che cosa ha da dire. Omar, non credi che sia un trucco dei militari per scoprire di quali forze disponiamo? Talin. Omar? Non lo perdere di vista. Se si comporta in modo strano o se desta qualche sospetto, voglio che tu lo uccida immediatamente. Sì, Omar. Schieratevi lì e con le armi in pugno. Subito, Talin. Conosci quell'uomo? Sì, è Pedro Castro. Viene da Cotabato. L'ho conosciuto a Manila. Lieto di rivederti, Omar. Ti sei unito ai ribelli? Sì, da un po', come te. Sono pronto a combattere e a morire per la nostra libertà. E che cosa ti ha spinto qui? Ho una proposta da farti. Uniamo le nostre forze, daremo più filo da torcere. Sarà anche vero, ma noi combattiamo la guerra per motivi diversi. Ce n'è solo uno. Entrambi vogliamo ottenere giustizia e uguali diritti. Forse lottiamo per gli stessi diritti. Ma le nostre ragioni non sono le vostre. Il governo ci toglie ogni libertà. Non succede così anche a voi? Non ne sono sicuro, Pedro. Le cause della vostra rivolta mi sembrano confuse. Le nostre sono chiare, come l'alba in un giorno d'estate. Siamo tutti musulmani. Noi siamo un popolo unito che combatte per l'autodeterminazione. Sono molto spiacente, Pedro. Ma non posso permettere queste commistioni. Tu sei malato, amico. Se vuoi, ti cureremo. Raul. Raul. Ti prendi gioco di me, Mitch? No, non mi sto prendendo gioco di te. Tu sai bene quanto ti amo.
Voglio solo aiutarti a risolvere in qualche modo i problemi qui a Mindanao. Non hai niente da fare qui. Sarebbe meglio che te ne tornassi a Manila. Io non tornerò a Manila finché non avrò parlato con Omar. Fai come credi. Ti prego, cerca di capirmi. Su, coraggio. Rintracceremo Omar. Pronti all'attacco! Ianella! Dobbiamo fuggire. Saranno qui a momenti. Allah vincerà! Allah vincerà! Andiamo, non sono lontani. Lanciamoci all'inseguimento. Non avranno scampo. Signore, perché dobbiamo inseguirli? Non ne ha uccisi a sufficienza, non ne ha abbastanza. Sei un soldato, non c'è posto per la pietà. Ricordalo, ricordalo! Ha ragione, Cruz. Sei troppo sensibile. Devi indurirti un po'. Uomini, presto! Seguitemi. Forza! Thank you.
Sei parente del generale Basco? Maledetto bastardo. Hai ucciso mio padre perché si è fidato di voi. Non sei nato cristiano. Tu sei il figlio del generale Basco e della sorella del vecchio Salì, che ti ha adottato come un musulmano. Perché? Grazie per aver cercato di aiutarci. Tenga, da parte dei musulmani. Per me sarà il simbolo della speranza che il nostro popolo può vivere in pace.